Una generazione che genera azione, questo è lo slogan scelto da un gruppo di giovani e di associazioni riuniti sotto la sigla POST. L'idea è quella di organizzare una scuola di politica itinerante rivolta ai giovani dell'Irpini e delle aree interne. Prima tappa ad Avellino il 25 aprile, poi Ariano, Cesinali, Mugnano, Montemiletto e Sant'Andrea di Conza. Democrazia, ambiente, corruzione, beni comuni, questi alcuni dei temi scelti. Tanti relatori che già hanno dato la loro disponibilità, mentre si attendono le conferme del senatore Sandro Ruotolo e di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Pensiamo che serve la politica, ci stiamo preparando questa scuola da politica dall'estate scorsa. Molte volte viene detto che i giovani non sono interessati all'agenda politica. Questo oggi è un paradosso, se ci pensiamo, con quello che sta accadendo in tutte le piazze in cui studenti e studentesse protestano ogni giorno per rivendicare il proprio diritto allo studio, con quello che è accaduto con le vertenze sulla lotta all'emergenza climatica e su quanto è accaduto anche l'anno scorso per protestare contro la discriminazione. Quindi pensiamo che la politica vada messa al centro e la nostra generazione vuole costruire un ponte con le generazioni, con le istituzioni. C'è un'esigenza da parte dei giovani che è quella di creare un'occasione che possa essere utile a imparare, quindi un'occasione didattica per imparare strumenti e nozioni che diciamo, possono essere applicate nella vita di tutti i giorni per prendere diciamo, attivamente parte alla vita politica territoriale. E, abbiamo immaginato questa scuola politica come un viaggio itinerante nell'Irpinia proprio per portare alla riscoperta quei borghi dall'alto valore culturale e che possono passare in seguito. Secondo piano. Infatti, molte delle, diciamo, delle nostre tappe saranno in giro per l'Irpinia. Si partirà da una prima tappa il 25 aprile, data non a caso, ad Avellino e successivamente, per esempio, la seconda seguirà la tappa ad Ariano Irpino, che avrà come tema democrazia, buone norme e partecipazione. E speriamo appunto che sia un momento sia per chi si approccia per la prima volta a questi temi politici, sia per chi invece ha alle spalle una storia di attivismo, diciamo, passato, territoriale.